Amici, siamo a Bimbo Days, questa stupenda manifestazione dedicata ai bambini e non solo, in questo padiglione bellissimo. Stasera, aspettando Cristina D'Avena, ne vedrete delle belle. State con me. Chiaramente, Bimbo Days non è solo per bimbi, per un po' vedremo i gonfiabili e tanto altro ancora, ma qua ci sono degli stand meravigliosi, qua addirittura ricostruzione unghie. Intanto vedo i nostri amici, appena hanno visto le mie unghie sono sparite. Questo è uno dei tanti stand che trovate qui a Bimbo Days, state con noi. C'è anche l'angolo della beneficenza qui a Bimbo Days, non manca mai perché parliamo dell'oro. Le suore oblate di San Francesco Saverio che stanno portando avanti delle missioni importanti nelle Filippine, in Indonesia. Guardate, con quanta dovizia la nostra sorella. Come sta la sorella? Tutto bene? Tutto bene, ringraziamo Dio. E insomma, come sta andando questa giornata? Vedo tanta gente qui oggi, a Bimbo. Sì, oggi abbastanza bene, oggi pomeriggio. Ringraziamo il Signore. Ringraziamo la gente, ha un gran cuore. Sì, è vero. Questo è importante. La generosità trionfa sempre. Noi intanto la ringraziamo, ringraziamo lei e le sorelle per tutto quello che fanno, continuate così. Grazie, grazie a voi, buonasera. Non so cosa vedono le mie pupille, ragazzi, guardate qui che spettacolo. Maestro, cos'è questa? È una signora trecciona. Ma quanto pesa sta treccia? Soltanto 6 kg. Solo 6 kg, quindi questo e tanto altro ancora si trova da Bimbo Days. Complimenti, come sta andando? Abbastanza bene. Siamo contenti per lei, poi magari l'assaggiamo, va bene? Certo. Chiaramente a Bimbo Days non poteva mancare la pizza col forno, si sente un profumo, voi non lo sentite, però noi quasi quasi scegliamo una margherita, una regina, un calzone o una diavola. Vediamo un po' se possiamo disturbare i nostri amici, tra l'altro vediamo tanta roba qua e disturbiamo. Signora, come sta andando? Buonasera. Signora, come va? Ciao, tutto bene, grazie. Una bellissima festa. Come sta andando questa fiera? Sto bene perché i bimbi sono vivaci, sono attenti alla pizza, gli piace molto. Quindi viva la pizza! Pizza, viva i bimbi e le feste! Mi piace stare all'aria aperta e saltellare in mezzo ai fiori. Giocare insieme Calimero Dance. Questo forse è il momento più bello per chi fa questo lavoro. Adesso entriamo nel padiglione Bimbo Days, una sorta di Bimbolandia. Ci sono tanti, tanti gonfiabili, tanti bambini che si divertono. Lascio più che le parole, le immagini di questi bambini. Tutto questo a Bimbo Days. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu. Sono alti su per giù, due mele poco più. Se buchi siamo così, ne siamo tutti blu. Buttiamo su per giù, due mele poco più. Vivono via da qui, nell'incantata città. Riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mar. Son case buffe assai, i funghi di laggiù. Nel bosco le vedrai, vicino al fiume blu. Buffiamo noi laggiù, i funghi buffi assai. Buffarli tu potrai, vicino al fiume blu. Hanno un ponte che fa, attraversano per ricercarne la... Bene amici miei, sono in mezzo agli aeroplani. Questo è aeromodellismo, questo è tanto altro ancora, Bimbo Days. È questo complesso fieristico ormai che è un crescendo di cose. Questa sera intanto aspettiamo Cristina D'Avena, è passata poc'anzi negli stand. State con noi perché oltre al concerto c'è tanto divertimento per i bambini. Ciao! Buonasera a tutti voi, evento degli eventi a Bimbo Days. Questa sera abbiamo Cristina D'Avena. Cristina, come stai? Benissimo, grazie, bene. Tutto bene? Tu conosci già Lirpini, Avellino, tanti fan. Come ti trovi da queste parti?
Ah, mi trovo bene perché il pubblico è calorosissimo e c'è una grande sintonia, un grande amore. Io ho fatto appunto, hai detto tu, Avellino l'anno scorso, l'anno prima c'erano più di 15.000 persone, 15.000 ragazzi che avevano voglia di sorridere, di cantare, di divertirsi, e quindi è una cosa bellissima. Quest'anno poi è un compleanno importante, 30 anni, 30 anni di musica. 30 anni di carriera, non 30 anni miei purtroppo, 30 anni di carriera, sì, è un bellissimo traguardo, sono felicissima perché comunque, sai, io ho dedicato e dedico veramente la mia vita alla mia musica, alle mie sigle, ai miei cartoni e al mio pubblico, il pubblico che mi ama, il pubblico che ha voglia di condividere queste emozioni, perché i cartoni animati ti danno emozioni, le sigle ti danno emozioni, e se tu pensi che io ho iniziato negli anni 80 con Il bambino Pinocchio, Kiss Me Licia, La canzone dei Puffi, che sono tutte sigle che un bambino di allora che ascolta poi oggi questa sigla si emoziona perché ricorda l'infanzia, ricorda i momenti belli, no? Quindi in realtà le sigle fanno veramente parte di noi, la musica dei cartoni animati fa parte di noi e immediatamente ci ricorda tutto quello che abbiamo fatto da piccoli. Io cantando queste sigle e portandole nei teatri, nei palazzetti, nelle piazze con i Gemboy, perché io faccio concerti bellissimi con i Gemboy, ecco che riesco a radunare tutto questo pubblico, tutti questi ragazzi di tutte le età, perché io parto dal bambino che viene con i genitori e vado a finire poi col ragazzo di 40 anni che viene magari con la moglie o con i figli a vedermi o da solo o da soli appunto a cantare le sigle assieme a Cristina e ai Gemboy, insomma, quindi è una cosa, un'emozione unica e irripetibile. Quindi la tua è una musica trasversale che prende un po' tutti un taglio. È una musica trasversale, è una musica che secondo me ti dà veramente la possibilità di diventare piccolo e di tornare piccolo per un attimo, sai? Secondo me ognuno di noi poi alla fine, quando diventa grande, ha voglia di tornare un po' indietro, di riprendersi quella parte di noi, no? Che è la parte piccola dell'infanzia, di quando guardavamo il cartone animato e magari avevamo l'amichetto vicino, l'amichetta vicino, che giocavamo, insomma sono i momenti belli, no? Della nostra infanzia. E quando in realtà ascolti questo tipo di musica hai questi ricordi, e avendo questi ricordi immediatamente vai a solleticare, a risvegliare la tua vita. Ma poi tra l'altro la cosa bella, sai qual è? Che tu riesci nel tempo a far ricordare dei pezzi storici, tra l'altro io mi ricordo l'Antoniano, lo Zecchino d'Oro, diciamo il valzer del Moscerino, insomma riesci a tenere in auge questi brani datati tra virgolette, e oggi li si ascolta ancora, credo che sia un fenomeno unico, più unico che raro. Ma perché io ci credo, perché io è quello che dico sempre al mio pubblico, bisogna crederci, cioè io credo in quello che faccio, ci ho sempre creduto, anche quando in realtà la sigla del cartone animato era un po' una canzoncina di serie B, diciamo la verità, 30 anni fa. Sì, io cantavo la sigla, ma nessuno poteva immaginare che dopo 30 anni questa sigla avrebbe fatto un successo incredibile, sarebbe, ad esempio, è stato venduto, io lo dico, qualche giorno fa su eBay un mio CD a 5.000 euro, con tanti pezzi da collezione, no? E un altro CD ancora è stato venduto qualche anno fa, anzi forse un anno fa neanche, sì, più o meno, insomma, a 3.000 euro. Quindi questo per dirti che questa musica poi è diventata una musica importante, quindi musica da collezione. Ci sono ragazzi che collezionano dal primo all'ultimo CD e quelli che poi andrò a fare. Ascolta, un saluto, dicevamo prima, trasversale, al bambino di ieri diventato uomo oggi e al bambino di oggi. Cristina, cosa augura a questa gente? Vabbè, guarda, intanto al bimbo di ieri che è diventato grande, di continuare così, di continuare a sentire, ad ascoltare le sigle, di continuare a divertirsi con la mia musica, perché secondo me ci dà veramente la possibilità di tornare piccoli e ci dà ottimismo e ci dà tanta forza.
E al piccolino che diventerà grande dico: bimbi, mi raccomando, cercate, siccome sarete voi il futuro di domani, vi dico, ascoltate le sigle, qualunque essa sia, mie, non mio, comunque la sigla dedicata al cartone animato, perché dà colore, perché dà gioia, perché dà forza, e perché quando sarete grandi e riascolterete quella canzone sicuramente risveglierà in voi questa parte del cuore tenuta nascosta, e che ovviamente quando poi si è grandi ci si vergogna di tirar fuori la parte più sensibile di noi, no? Perché si è grandi e si è forti, ma a volte non è così. E quindi io vi aspetto sicuramente nel mio grande mondo. Io ho un mondo, io ho questo logo importante che è questo cuore all'interno di questo cerchio, e rappresenta proprio questo cerchio chiuso, vedi, rappresenta proprio il mondo che tutti vorremmo, il mondo di pace, di speranza, di gioia, d'amore. E speriamo che si chiuda realmente questo cerchio, che non rimanga aperto, che quindi veramente ci possa essere questo. E questo cuore verde è un cuore in realtà ricco di speranza, ricco d'amore, e qui dentro ci siamo tutti noi, siamo tutti dentro a questo cuore, dentro questo mondo. Ecco perché io ho voluto dare questo messaggio. Hai parlato di cuore, noi di cuore ti auguriamo una lunga vita artistica, divertici sempre così tanto, e grazie ancora. Grazie a tutti voi, un bacio affettuoso, un grande abbraccio, ciao.